Benvenute e benvenuti a questo nuovo episodio di Zoom In, uno Zoom In speciale. Avvicinandoci alla giornata dell'8 marzo, vogliamo parlarvi delle donne nel mondo del lavoro, raccontandovi alcune storie delle professioniste abruzzesi che nel loro campo, nel loro settore, si sono fatte valere, raggiungendo anche i vertici. Vado subito a salutare l'ospite di quest'oggi, Gianna De Amicis, la segretaria regionale dell'UGL Abruzzo. Benvenuta. Grazie, grazie a voi dell'ospitalità e soprattutto di mettere il focus su argomenti che sembrano assolutamente, come dire, populisti, per usare una terminologia ormai all'ordine del giorno, ma in realtà abbiamo molto da dire e soprattutto c'è molto da fare. Ecco, ci proviamo a portare queste tematiche che sono di grande attualità. Lei è alla guida dell'UGL Abruzzese, l'Unione Generale del Lavoro, una sindacalista. Come è diventata sindacalista? Direi che probabilmente nella mia indole c'è sempre stato questo. Io ho lavorato per tantissimo tempo, diciamo dal 1983, nell'azienda ALSE di Pescara. E appena ho firmato il contratto sono andata a cercare questo contratto e a leggerlo, un contratto nazionale di lavoro, perché all'interno era possibile sapere altre cose. Un passo indietro: prima di arrivare all'ASA avevo lavorato in una grande distribuzione, anche lì ero andata a guardare il contratto perché essendomi sposata da poco e avendo partorito non si capivano bene quali erano quelle famose ore che adesso si chiamano ore di allattamento. E per la prima volta ho scoperto, leggendo sul contratto, che avrei potuto usufruire delle ore libera scelta, non come l'azienda mi imponeva, ma potevo scegliere, perché erano ore obbligate. Probabilmente così, era un po' nelle mie corde questa cosa. Arrivata quindi alla ASL, subito mi sono, non proprio all'inizio, anche perché ho avuto varie esperienze, diciamo che in quel periodo ho lavorato anche in un ospedale all'interno di una base NATO, dove lì non c'era bisogno di guardare i contratti nazionali, diciamo erano culturalmente un po' più allineati alle regole. Di rientro da questa esperienza ho sentito la necessità di partecipare di prima persona a quelle che erano le difese dei diritti, ma anche l'essere certi dei doveri da rispettare. Quindi mi sono iscritta al sindacato, ho seguito poi, diciamo, un po' la trafila, prima eletta come rappresentante sindacale unitario, meglio definito come RSU, poi sono passata a rappresentare la UGL Sanità e grazie a un uomo, devo dire, perché allora era il segretario regionale, si chiamava Geremia Mancini, mi ha indicata come segretario territoriale, quindi sono diventata il segretario UGL Pescara. Ecco, è più difficile per una donna in Abruzzo arrivare ai vertici di un sindacato? Credo di sì, perché è un fatto, ripeto, io questa cosa ormai dopo tanti anni e i miei tanti capelli bianchi, posso dire che è una questione delle donne, non è una questione di genere, una questione di uomini e donne. Certo è una questione anche di intelligenza da parte degli uomini, ma soprattutto nostra. È difficile quando manchiamo di organizzazione, perché io ho lavorato e mentre facevo il segretario di Pescara, continuavo, ero la caposala del distretto di Pescara Nord, e in realtà la mattina facevo la caposala e pomeriggio facevo la sindacalista. Questo perché per certi aspetti si parla sempre male dei sindacalisti, a volte qualcosa è anche vero, però per esempio lo posso testimoniare, io non usufruivo di permessi sindacali,
per ragioni legate a un contratto particolare che adesso è inutile spiegare. Per cui, quindi la mattina lavoravo, il pomeriggio ero qui, diciamo il pomeriggio serata inoltrata. Il problema è coniugare il tutto, quindi coniugare, perché è difficile per le donne, soprattutto in Abruzzo, ma soprattutto direi al sud, perché mentalmente apparteniamo al sud, proprio come mentalità, come cultura. Quindi è difficile perché, innanzitutto, ecco, il problema è culturale. Le donne generalmente hanno come principale occupazione l'accudimento della famiglia. Quindi è moglie, mamma, zia, nipote, e via così discorrendo. Ma non abbiamo, oltre al fatto culturale, non abbiamo una serie di servizi che aiutano. Proprio stamattina, mentre venivo, mi sono ricordata di un episodio che è accaduto mentre lavoravo. Una mattina le mie infermiere sono venute e dice: guardi, non possiamo, domani ci dobbiamo assentare perché c'è lo sciopero della scuola. Oh, dico, come facciamo? Dice, perché non abbiamo dove portare i bimbi. Dico, quanti anni avevano? Da 6 a 10 anni. Dico, beh, abbiamo una stanza vuota con delle scrivanie, le facciamo sedere qui e magari ogni tanto gli diamo notte. Siamo in ovviamente erano lavoratrici che lavoravano in back office, quindi non a contatto diretto con il pubblico. Mi è venuta l'idea di dire all'allora direttrice: facciamo una sperimentazione, no? Facciamo un progetto sperimentale per tenere all'interno proprio del posto di lavoro questi famosi asili nido, che se ne sento parlare da un'eternità, ma sono poche, pochissime le aziende che, ma veramente le fosse nemmeno su una mano, le possiamo distinguere. La direttrice allora mi ha posto una serie di problematiche relative soprattutto a quelle che sono quella che è la famosa burocrazia, i permessi, per fare in modo, insomma, che una donna poi non sia costretta a scegliere tra il fare la mamma e il lavorare. Quella è la condizione a cui molte donne sono costrette in Italia. E questa è la prima cosa. Poi ripeto, io non credo che sia, lo dico, ripeto, anche dall'alto della mia veneranda età, è anche un problema di donne, un problema di donne. Non ancora riusciamo a fare questo salto di qualità che ci consente di essere secondi a nessuno, di essere quello che sono la parità di genere. Ecco, non vuol dire questo. Scusi se la interrompo, le pari opportunità, prego. Il tempo è poco e voglio chiederle tante cose. A proposito di questo della disparità di genere, riguardo della responsabilità della donna, io voglio mostrarle una grafica, così ci ragioniamo insieme. Prego. Questi sono dei dati che risalgono al 2019, se possiamo mostrarla dalla regia. La disparità di genere nel lavoro, a parità di ruolo la donna tendenzialmente guadagna di meno. Ecco qui in Italia, dati del 2019, la donna mediamente a parità di ruolo guadagna un 10% in meno rispetto a un uomo. Insomma, per guadagnare a fine anno la stessa somma dovrebbe lavorare circa un mese e mezzo in più. Come mai una donna per lo stesso lavoro è pagata di meno rispetto a un uomo? Allora, il problema, questo è un dato che conosco molto bene e noi del sindacato ne abbiamo fatto anche diversi approfondimenti. La paga base è identica perché rispetto del contratto nazionale ci dice che, se facciamo un esempio concreto, se io sono un'impiegata della banca, il contratto che si applica è lo stesso sia alla donna che all'uomo, e quindi la somma da percepire, che cosa cambia? Cambiano gli incentivi che aumentano questa disparità. Mi spiego meglio. Per esempio, quelle famose
come dire, la produttività, come si chiama in termine molto gergale, che invece viene determinata da alcuni passaggi. Diciamo, c'è un problema al collegamento. Non so se lei mi sente ancora. Segretaria, c'è qualche... Io la sento bene. Ecco, forse l'abbiamo recuperata. Ecco, la sento. La sento benissimo. Ecco, ok, abbiamo avuto qualche problema, l'abbiamo benissimo recuperato. E, insomma, il Covid ci costringe a queste interazioni telematiche che hanno il. Lo so, che non sempre loro. A proposito di incentivi, le volevo chiedere, la legge di bilancio del 2021 ha rimodulato i contributi che erano stati introdotti nel 2012 dalla riforma Fornero e adesso è in via sperimentale l'esonero contributivo totale per l'assunzione delle donne. Insomma, hanno uno sgravio totale fiscale le aziende che assumono personale femminile. È in via sperimentale, come detto. Lei cosa pensa di questo? È un incentivo? Sono queste le manovre politiche che davvero possano portare una parità di genere nel mondo del lavoro? Se altro non riusciamo ad ottenere, a mettere alla prova, questa può essere una delle ragioni. Io credo... Non dovrebbero esistere queste anche sperimentazioni, perché è lì che capiamo che c'è qualcosa che non va, o comunque che non è andata come doveva andare. Per cui adesso ben venga tutto. Già il senso di pensare che mi devi incentivare perché mi devi assumere, mi stai discriminando. La parità di genere discrimina in questo caso l'uomo. La domanda perché altrimenti l'azienda non assumerebbe la donna se non avesse quegli incentivi? Certo, perché non lo assumerebbe? Perché ci sono le remore culturali. Su questo io mi batto molto. Guardi, sul lavoro, se mi permette una piccola digressione, parlare di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è cosa nota. Ma è difficile parlare che il genere fa la differenza. Ho affrontato un anno e mezzo fa questo problema e devo dire che ho trovato anche all'interno del mio sindacato parecchie perplessità. Perché? Perché volevo parlare dei luoghi di lavoro. Poi è stato tutto fatto, abbiamo approfondito ed è stato accolto molto bene, ma parlare di violenza e molestie sui luoghi di lavoro rappresenta un tabù. Allora io chiedo perché deve rappresentare un tabù? E se noi usciamo fuori... Se questo è che non è una rarità, insomma, che si verificano determinati episodi. No, infatti, non è una rarità. Non a caso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'ILO, nel 2019 ha approvato una legge 190 che è proprio la convenzione sull'eliminazione delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro. Abbiamo dovuto recepire anche questa convenzione, per cui se ne comincia a parlare, ma ripeto, io per parlarne, per proporlo, ho trovato qualche piccola, come dire, remora nel mio mondo, quindi questo dà la misura che stiamo parlando di un argomento che è ancora di là da essere risolto, e di questo me ne dispiaccio molto. Senta, l'8 marzo, volgarmente chiamata la festa della donna, ma che in realtà è la giornata internazionale dei diritti della donna, tradizionalmente è una giornata in cui scendono in piazza le donne, ci sono gli scioperi femministi. L'anno scorso già non si è potuto manifestare, non c'è stata alcuna manifestazione causa Covid. Questo sarà il secondo anno senza alcuna manifestazione delle donne per l'8 marzo? In Abruzzo si sta organizzando qualcosa? Io non credo che si possa organizzare qualcosa.
E comunque su questo argomento io su questo argomento prendo le distanze e le spiego subito il perché. L'8 marzo non è una festa, ma ci ricordano delle donne decedute sul luogo di lavoro, con nessuno mai ne vuol parlare, quindi non credo ci sia nulla da festeggiare se non essere un momento di riflessione proprio sul lavoro delle donne. Quindi facevo riferimento più che alla festa, allo sciopero che di solito le donne fanno l'8 marzo. No, infatti noi dovremmo concentrare su argomenti delicati e soprattutto cercare di sensibilizzare proprio non solo gli uomini, ripeto, ma è una questione di genere, uomini e donne, non lo sbilancerei da nessuna delle due parti. Questo però, quando lei parla, sta parlando con la sindacalista, quindi parliamo di lavoro, ma non possiamo dimenticare la violenza che viene attuata e dei numeri che sono allucinanti sulle donne morte per mano delle persone care, quelle che chiamiamo femminicidi. Nel 90% direi anche l'assassino, il partner o l'ex partner. E l'Abruzzo, sì. A proposito di violenza nelle mura, è sopra la maglia nera. Esatto. Ha una maglia nera, sì. È una maglia. E il Covid ha, come dire, quindi è un argomento in cui io, più che festeggiare su questi argomenti, approfonderei ancora di più e ringrazio voi che avete avuto la sensibilità, l'attenzione, ecco, con le esperienze che le donne in Abruzzo, e ce ne sono tante, che diciamo sono si distinguono in posti di lavoro comunque che sono prettamente maschili. Io ho avuto la fortuna di lavorare come infermiera in un mondo assolutamente femminile in cui i maschietti sono l'eccezione, ma sono assolutamente migliori, gli uomini migliori, li ho conosciuti tra i miei colleghi, quindi io non sono, come qualcuno usa definire, non sono femminista, sono da sempre, siamo pari con delle diversità peculiari dovuti proprio alla questione del sesso della persona, quindi non ci sono, io non mi arrocco sulle differenze, mi arrocco sulle cose che uniscono, non quelle che dividono. Ecco, infatti l'obiettivo, quello che le dicevo, è che le donne abbiano pari diritti rispetto a un uomo, perché nessuno, penso neanche le donne che scendono in piazza, vogliano un regime femminista. È una questione di donne, no, come no, abbiamo no, visto no. Dei numeri, scontano delle discriminazioni in molti settori. Però quel che non ho capito è le lavoratrici iscritte all'UGL dovrebbero scioperare l'8 marzo, secondo lei? No, assolutamente no. No, si devono distinguere sui luoghi di lavoro e vedere che la donna che lavora, nonostante non abbia pari diritti, però ha pari doveri. Grazie, è stata chiarissima su questo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Spero ci saranno altre occasioni per parlarne, perché questa serie di episodi di Zoom In termina qui. Domani 8 marzo, vi rimando, ne abbiamo parlato anche con Gianna De Amicis, ci sarà in onda alle ore 20 Sportivamente Donna, una trasmissione condotta da Incoronata Ronzitti, prodotta dalla WISP e da TV6, in cui si affronterà anche la questione della violenza domestica, che come dicevamo in Abruzzo ha dati ancora più terribili che nel resto d'Italia. Io ringrazio tanto per aver partecipato Gianna De Amicis, la segretaria dell'UGL Abruzzo. Grazie. Sono io che ringrazio voi. Grazie. Zoom In termina qui. Alla prossima.